5 dischi rigorosamente in vinile per conoscere meglio un noto personaggio. Rubriche di attualità, le notizie, non mancherà lo sport, il gossip, tanti video e tanti contributi. Mangia dischi, non perdere. Ma i dischi? Ah, li portano. Noi abbiamo tutto, eh? Mangia dischi. Ma li portano, no? Sono incazzato nero e tutto questo non va più. Non lo accetterò più. Oh, non lo accetterò più. Ordine. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Benvenuti all'edizione serale del nostro TG Futuri Express. Apriamo parlando dell'incontro che si è tenuto poche ore fa a Catania tra l'avvocato italo-americano Joe Tacopina e gli operatori dell'informazione. L'italo-americano ha dichiarato di aver presentato 3 offerte alla SIGI in merito all'acquisizione del calcio Catania. Entro 2 settimane la nuova proprietà dovrà dare una risposta. Sentiamo l'intervista a Tacopina affiancato dal proprio avvocato Cusmano ai microfoni di Alessandro Sofia. So no, I'm very happy to tell you finally after. Semplicemente il dottor Tacopina ribadisce che è un piacere, un onore intanto di partecipare a questa opportunità per il calcio Catania, che è stata offerta, fatta un'offerta alla SIGI con diverse opzioni. Che sono stati fatti 2 lavori, 2 mesi prima di lavori, prima di arrivare a questa offerta, e che quindi adesso aspettiamo una risposta e perché c'è un grosso progetto da parte sua per la squadra. Sì, ci sono 3 differenti opzioni di offerta, come abbiamo detto, una dove il gruppo di Tacopina può rilevare tutto il 100% e le altre 2 invece differenti, con la partecipazione comunque sempre di SIGI all'interno. So, SIGI è 50 persone, non lo so, ma sono parlo con Nicolosi. Okay? Nicolosi ha ricevuto la nostra offerta. What is the project? That's a good question, una bella domanda. Un grande progetto, il nostro progetto. Sono qui in Italia per 11 anni, 4 anni con Roma, sono vicepresidente della Roma, presidente di Bologna, 5 stagioni, presidente di Venezia. Ma per me questo progetto ha più potenziale di tutti, Perché? Perché questa città merita una squadra in Serie A, perché tifosi di Catania per me è incredibile, forse il numero uno. Dovrà dare la risposta alle SIGI, entro quando? Salvo? The next 2 weeks, 10 days, 2 weeks, more or less. Cambiamo decisamente argomento e scontro tra i dipendenti regionali e il governatore Musumeci dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da quest'ultimo sull'efficienza dei lavoratori della regione. Non si è fatta attendere la risposta dei lavoratori tramite una nota diffusa dalla UGL Etnea. Dario Giuffrida.
Noi ci mettiamo la faccia, il presidente venga a vedere lo stato delle cose. Non è tardata ad arrivare la risposta dei dipendenti degli uffici regionali periferici di Catania dopo le dichiarazioni di ieri del governatore Musumeci in merito all'efficienza e utilità dei dipendenti regionali, definiti troppo anziani, scarsamente a proprio agio con la digitalizzazione, fin troppo protetti dalle sigle sindacali. Esternazioni che hanno generato malcontento tra i dipendenti dei vari uffici regionali. A farsene portavoce la UGL Etnea, che in una nota diffusa in mattinata attacca: sbagliare è lecito, ma perseverare alquanto diabolico. Già quest'estate avevamo stigmatizzato quanto detto dal presidente, pensavamo che si fosse trattato non di una convinzione ma di un semplice sfogo fuori luogo dovuto a un'amarezza e delusione per non aver raggiunto alcuni obiettivi programmatici. L'intervento di ieri però ci ha fatto comprendere come invece si tratti di una consapevolezza di una realtà distorta o soltanto di una vera e propria boutade costruita d'arte per scaricare sul personale della regione colpe che non ha. I dipendenti invitano Musumeci a visitare gli uffici, sottolineando la rarità della sua presenza e ricordando che la macchina burocratica regionale è attualmente sostenuta solo da alcuni dipendenti di fascia A e B a causa della progressiva fuoriuscita di ruoli intermedi e alla mancata riqualificazione delle fasce basse che, in molti casi, affermano, si trovano a svolgere mansioni superiori senza il giusto riconoscimento. Oltretutto, quanto affermato al presidente è netta contraddizione con quanto approvato dallo stesso e dalla sua giunta in materia di raggiungimento dei risultati della macchina burocratica. Si legge nella nota: se ogni fine anno i dirigenti apicali sono promossi e premiati, vuol dire che invece tutto va bene. La nota si conclude poi con l'auspicio di l'istituzione di un tavolo che serva a dare dignità a chi lavora nella macchina regionale, prospettando al contempo protesta d'oltranza nel caso in cui la richiesta dovesse rimanere inascoltata. E su questo argomento non poteva mancare il punto G di Gino Storino. Ascoltiamolo. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci torna all'attacco prendendosela con i dipendenti della pubblica amministrazione. Sono vecchi, non sanno utilizzare bene i computer perché non sono dell'era digitale. L'ultimo concorso è stato fatto nel 90 e appena si tocca qualcuno dei dirigenti subito i sindacati vanno all'attacco e Musumeci deve stare zitto. È l'ennesimo attacco ai lavoratori della pubblica amministrazione, ma subito non si è fatta aspettare la risposta da parte dell'UGL, apostrofando e rimproverando il presidente della regione dicendo: sbagliare è lecito, perseverare è diabolico. E ora vorrei sapere, ma si può declinare sbagliare è lecito e perseverare è diabolico sia per il presidente che per gli impiegati? No, così, tanto per sapere. Una lite per una donna è sfociata in un omicidio, dramma a Camporeale nel Palermitano, a perdere la vita un 26enne. Dario Giuffrida. Tragedia nella notte a Camporeale, in provincia di Palermo. Un 26enne Benedetto Ferrara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in piazza Marconi. A sparare un 28enne Michele Mulè, facente parte di una famiglia con diversi pregiudicati, consegnatosi successivamente ai carabinieri della compagnia di Partinico. Ad accendere la miccia, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata una violenta lite a causa di una donna, al culmine della quale Mulè avrebbe estratto una calibro 38 facendo fuoco e colpendo Ferrara con 3 colpi. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 sopraggiunti sul posto per il giovane, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce di Mulè, che si è costituito nella notte ed ha subito ammesso di aver sparato al rivale, consegnando al contempo il revolver con il quale ha fatto fuoco. Mulè, attualmente recluso nel carcere palermitano di Pagliarelli, è stato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Coronavirus, siamo nella seconda ondata. L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza ci ha parlato della situazione in Sicilia. Francesco Bianco. Oggi è stato diffuso l'elenco delle regioni le cui terapie intensive possono destare perplessità dal punto di vista dei numeri di posti liberi. La Sicilia non è tra queste. È il segnale che si è lavorato nei mesi scorsi per evitarlo. Ci saranno ovviamente dei provvedimenti, il Presidente della Regione li adotterà, che dovranno essere collegati a specifiche aree del territorio, con limitazioni all'ingresso e all'uscita, con l'invito alla gestione di protocolli particolari per gli esercizi pubblici. Noi dobbiamo garantire un difficile equilibrio, quello tra la tutela del diritto alla salute e il diritto di ogni cittadino, imprenditore, lavoratore, studente a vivere una vita normale. E questo è il lavoro che il presidente Musumeci ha affidato al sistema sanitario, che si trova in una duplice condizione, che è quello di dover assicurare tutela ai malati,
sia di Covid che non di Covid, è quello lì di dover garantire al sistema economico un appoggio di un sistema sanitario che impedisca un lockdown. Saranno settimane difficili. Se dovessimo esaminare i dati, 180 comuni siciliani in questo momento non registrano contagi. È un numero significativo. Alcune cose ed alcune iniziative riguarderanno nel provvedimento che oggi proporrò al Presidente della Regione le due città di metropolitane di Palermo e Catania, dove immaginiamo un forte potenziamento della sanità del territorio. Si sono svolte ieri le ispezioni di alcuni casolari nelle campagne di Caronia per verificare l'eventuale presenza di tracce biologiche impronte che potessero attestare la presenza in loco di Viviana o Gioele. Lo ha fatto sapere il legale della famiglia Mondello, che rilancia l'ipotesi che il piccolo possa essere stato aggredito ed ucciso da alcuni cani feroci del posto e che la madre possa essere stata aggredita a sua volta perché avrebbe visto come è morto il figlioletto. Le ispezioni non hanno dato ancora risultati. Continuano le proteste in merito al nuovo DPCM. Questa volta a farsi sentire sono i titolari di sale, feste e di agenzie di animazione. Vediamo il servizio curato da Alessandro Fragalà. Oggi vogliamo raccogliere un appello, ma anche una denuncia da parte di chi si occupa ed è titolare di sale feste o di chi gestisce l'animazione per le feste, perché dopo l'ultimo DPCM della Presidenza del Consiglio, in pratica sono state totalmente bloccate tutte le feste. Cosa chiedete? Vi siete riuniti? Siete tanti? Un gruppo di imprenditori catanesi che chiedono cosa? Allora, innanzitutto credo sia doveroso fare una premessa. A tutti noi sta a cuore la salute dei nostri cari, dei nostri figli, ma anche diciamo di tutte le persone che in questo momento magari sono in ospedale, stanno soffrendo o patiscono questa emergenza. Però è chiaro che quando siamo anche capaci di capire che stilare un decreto che abbia come obiettivo quello della salute di un'intera nazione non è facile, questo lo comprendiamo bene, però è anche vero che uno degli elementi più importanti che dovrebbe contenere la coerenza, e noi questa non la stiamo notando assolutamente. Il decreto è pieno di incongruenze, non si può festeggiare. Noi siamo pure d'accordo al fatto che si possa contenere l'emergenza virus non festeggiando, però allo stesso modo però non si può chiudere una sala festa e tenere aperto un bingo, non si possono bloccare gli animatori però nello stesso tempo festeggiare al bowling o presenziare nelle fiere che sono chiaramente piene di persone. Quindi in sostanza vi sentite discriminati rispetto ad altri? Assolutamente sì, se l'emergenza è così importante da dover chiudere tutti quanti, noi siamo i primi a volerlo fare, però è anche vero che ci devono dare la possibilità di mantenere congelate le nostre attività e quindi abbiamo bisogno di sussidi e soprattutto di coerenza. O chiudi tutto o apri tutto, con le dovute misure di sicurezza. Spieghiamo la questione dei sussidi. Il problema è che ci sono affitti da pagare, dipendenti da pagare e tantissime spese. Noi siamo chiusi da marzo, non abbiamo percepito nulla, né stipendi, né ci hanno permesso di sospendere gli affitti o le bollette. Quindi siamo assolutamente in questo momento in debito. Cioè non abbiamo come pagare gli affitti, siamo indietro di 4-5 mesi di affitto, perché non ci hanno detto ok, siete liberi di stoppare gli affitti. No, ci hanno detto mettetevi d'accordo con il padrone della bottega. Non funziona così, perché ognuno ha le sue esigenze, come noi, anche il padrone delle botteghe. Quindi è una situazione di emergenza. Volete chiudere? Benissimo, noi siamo disposti a chiudere per la sicurezza, ma non si può pensare che la curva epidemiologica diminuisca solo chiudendo la sala feste, ma lasciando che la gente viaggi in autobus, in aereo, dove persone strane stanno a contatto l'un con l'altro senza neanche conoscersi, oppure presenziare nelle fiere. È una cosa assurda. In sostanza sentiamo anche un'altra voce, ma in realtà la voce è comune, è come se stessero parlando tutti. Qual è l'appello velocissimamente che mandate? L'appello è che le cose sono due: o si riaprono le sale feste facendo in modo e contenendo sempre il numero di persone e tutto quello che richiede lo Stato, oppure lo Stato ci mette nelle condizioni di tenere le nostre sale congelate, ma con la possibilità di pagare tutto quello che è giusto pagare, cioè affitti, personale e tutto quello che c'è, è dovuto. Oltre a quello che abbiamo detto, c'è da aggiungere un'altra questione che riguarda le feste in casa. Spieghiamo meglio.
Sì, la questione della festa in casa comunque è da attenzionare, perché la casa non è un posto sicuro, cioè per noi che andiamo a fare la festa appunto dentro l'abitazione non è sinonimo di sicurezza, nonché questa cosa non è stata vietata, ma è semplicemente stato consigliato di non fare la festa in casa, ed è una grandissima incongruenza. Cioè, quindi sulla carta vi potrebbero chiamare per fare una festa in casa? Assolutamente sì, ma casa non è un posto sicuro, io non so se questa casa è stata igienizzata, se è stata controllata secondo le norme, il locale invece sì. Tra parentesi, dentro il locale ricordiamoci che c'è anche il controllo della temperatura di ogni singolo invitato che viene, a casa no. Quindi ci mettiamo a rischio maggiormente rispetto a quello che è la struttura che fa la festa. Perfetto. Era questa l'ultima notizia, il TG finisce qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che è possibile rivedere le edizioni dei nostri telegiornali on demand sul sito futurapress.it e sulle nostre pagine social. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Cinque dischi rigorosamente in vinile per conoscere meglio un noto personaggio. Rubriche di attualità, le notizie, non mancherà lo sport, il gossip, tanti video e tanti contributi. Mangia dischi, non perdete. Ma i dischi? Ah, li portano. Noi abbiamo tutto, eh? Mangia dischi. Li portano, no? But when I see you hanging about with anyone. Sono incazzato, nero, e tutto questo non c'è più! Non lo accetterò più! Oh, non lo accetterò più! Ordine! Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.